Eccoci qua. Allora, ragazzi, ci siamo. Eccoci qua. Bene, bene. Mi devo sempre sentire un attimino per vedere, perché poi dopo va a finire che delle volte mi scordano l'audio staccato e chiacchierò mezz'ora e non me ne accorgo. Quindi, bando alle ciance, ragazzi, vi do il benvenuto. Sono Mighty Mouse. Oggi facciamo Football Manager 2000. No, stavo per dire 2009, 2019. Sono rimasto dietro. Allora, ho cambiato anche un po' la configurazione dello sfondo. È un pochino più, diciamo, nero. Dovrebbe risaltare un pochino più i colori. Vediamo se vi piace. Non lo so, mi sembra che faccio un pochino più fatica a leggere io, però vediamo un po'. Allora, intanto diciamo che l'ultima live, se avete evitato, vi ricordo, ragazzi, siamo su Twitch, la live delle 5 e mezzo. E poi verrà postato il giorno dopo su YouTube. Intanto è iniziato anche per il momento il primo gameplay non live, perché su YouTube alterno live di Twitch e gameplay messe unicamente per YouTube. Quindi ieri è iniziato, no, anzi, oggi è iniziata il primo gameplay dedicato a FIFA, alla carriera di FIFA 19. Poi ci faremo anche delle live, eh? Faremo un misto gameplay live, ok? E è partita male anche perché io non diciamo, devo prenderci un po' la mano, ragazzi. Però andremo avanti, anche se andrà tutta in rovina, va bene lo stesso. Intanto oggi siamo con il nostro Hellas Verona. E avevamo lasciato la partita con un disastroso 0-3 contro, vedete dov'è? Il Pescara. E il Pescara è, voglio vedere dove è andato a finire il Pescara. Guardate dov'è il Pescara, undicesimo. Ne ha vinte 3. Però quando ha vinto vinci, perché anche con la Salernitana 3-2, ha fatto tre pappine anche la Salernitana, 2-1 con il Venezia, però noi Salernitana e Venezia la battiamo abbastanza facilmente, anche perché sono in fondo, ragazzi, cioè, insomma. Quindi non lo so sinceramente anche perché abbiamo perso, non lo so, però è successo. E questa cosa ha avuto una ripercussione disastrosa sulla dirigenza, perché mi ossessiona su 3-0, i tifosi, oh, 3-0, tutto un casino che io, ragazzi, si è preso tre pappine, io ho provato a spingere perché pensavo di essere superiore, e invece da 1-0 siamo andati a finire 3-0. Io, cosa devo fare? Devo pigliare gol e mettermi in difesa per poi pigliarne altri? Ho provato a spingere di più, ho detto, tanto se si perde 1-0 si perde 3-0, sempre abbiamo perso. E invece no, è successo tutto un casino. Io non me l'aspettavo tutto questo casino, perché se noi andiamo nella dirigenza, vedete che, ora non so se riesco a beccare il punto dove mi dice che peggior cosa successa è che comunque anche i risultati, io non pensavo, anche i risultati hanno un esito post partita sui tifosi, sulla dirigenza, sui giocatori, che è la cosa figa, perché questo gioco, dato che questo è il mio primo football manager, lo sto scoprendo piano piano. Il bello è che ci sono delle cose che scopri anche dopo magari 10 ore di gioco, 20 ore di gioco, 30 ore di gioco. Poi io tutto non faccio, perché piano piano, cioè, questo è un gioco. Il bello di questo gioco, ragazzi, che è un gioco che ci prendi, diciamo, la dimestichezza lentamente. Non è un gioco che dopo 5 ore sei tutto, fai tutto, no. Poi lo puoi giocare a diversi livelli, perché per esempio tante cose le puoi lasciare in automatico e ti concentri solo su una cosa, puoi gestire tutto. Quindi io, tanto questa è la mia prima stagione, l'obiettivo mio, ragazzi, è quello di soddisfare le richieste della dirigenza, non ho soldi per comprare. Quindi non faremo grosse compravendite, anche perché le compravendite non sono su FIFA che basta che i soldi compri. È un pochino più complesso. E poi non ho soldi, quindi non posso fare niente. Non posso vendere, perché se vendo poi non ho giocatori che giocano. Quindi abbiamo un po' le mani legate. Quindi per quest'anno mi limito a tenere una buona posizione. E non sarà facile, non è che è facile, perché siamo terzi, ma
Questa è una squadra che da oggi al domani può crollare. Può crollare in una maniera. Ce l'ha fatto vedere il 3-0. E si è preso. Una squadra solida non lo prende il 3-0. Con una squadra, insomma, che sta a metà classifica. Vuol dire che ci abbiamo un meccanismo molto molto delicato qua. Capito? E per il momento siamo andati, chiusa questa parentesi dovuta, per il momento siamo terzi. Però è un terzo anche questo fasullo, perché Perugia 31, ti saluto, Perugia, quando andremo contro il Perugia ancora non l'abbiamo incontrato. Zero sconfitte, Perugia, zero sconfitte, la volevo prendere io il Perugia, perché non l'ho preso, mannaggia. Ma che ha questo? Neanche Terminator c'ha zero sconfitte, ragazzi. E che? Poi, quindi noi siamo terzi pari merito con la Cittadella, con 7 vittorie, che non mi sembrano poche in realtà, e abbiamo battuto la Cittadella, l'abbiamo già incontrata, pareggi 4, Cittadella ci abbiamo perso per 0-1, che ci sta. Però anche noi 2 sconfitte sono veramente poche. Il Benevento sta a 23 e quando la incontreremo, che mi sembra la incontreremo a breve, la dobbiamo battere per forza. Questo sembra importantissimo perché così gli diamo un bello stacco. Però se la perdiamo, vedete che poi Benevento 23, Cremona 23, Cosenza 20, cioè noi se perdiamo un par di partite andiamo a metà classifica di botto, quindi occhio, occhio. Poi altre cose. Noi intanto siamo. Dov'è? Siamo andati avanti perché dal famoso 0-3 col Pescara abbiamo fatto un altro paio di partitine off camera con la Cremonese 0-2, 2-0, e con il Brescia, che è una partita importante per stare piazzato in classifica, 1-0, perché il Brescia, insomma, diciamo che era parecchio parecchio vicino. Ora è sceso un attimo perché con noi ha perso, però c'era proprio sotto, come tipo il Benevento, come è adesso. Quindi noi prossime partite abbiamo 3 partite importanti: il Crotone, che la dobbiamo vincere sempre per discorso classifica, però il Crotone sta a metà classifica, no, sta in fondo, 16°. Crotone ne ha vinte solamente 2, ne ha pareggiate 6 e ne ha perse 6, quindi dovrebbe essere very easy. Ma siccome questa squadra di very easy non c'è manco caffè latte la mattina, è complicato anche quello. Quindi questa speriamo di non pareggiarla e di vincerla. Poi abbiamo il Benevento, che è importante perché è quella subito sotto di noi. Quindi se perdiamo si sta quarti, se la Cremonese vince si scende. Si scende e quindi potremmo arrivare quinti in classifica. Insomma. Non vorrei. E poi abbiamo il quarto turno di qualificazione della Coppa Italia. Lentella, anche questo è importante per andare avanti, però Lentella è Serie C A. Quindi non dovrebbe essere difficile, però ripeto, questa squadra ho paura a fare qualsiasi cosa. Quindi, allora, dinamica e rosa. E la tattica cerco sempre di tenere la solita. Questa adesso l'ho un po' cambiata perché ho preferito cambiarla, anche perché voleva giocare Pazzini per forza. Siccome Di Carmine sta facendo qualche gollettino, io prima avevo una punta sola. Detto non voglio levare Di Carmine, però voglio far giocare anche Pazzini, quindi ho detto ne metto lui e cambiamo un pochino. Controllo palla, solitamente metto controllo palla tiki-taka, positiva o offensiva metto, e poi altre cose vediamo un po'. Questo va bene, questo solitamente cambio magari un po' queste cose qui, un po' questa, ma non è che cambia tantissimo, importante la familiarità, intensità, diciamo che va bene. E oggi che giorno è? Giovedì 22. Ah no, si parte ora col Crotone subito.
Ah no, c'è un pre-partita e poi partiamo. Dai ragazzi, non mi fate incavolare. Allora, under 20 io non me ne occupo, under 18 non me ne occupo, perché mi concentro sulla prima squadra. Facciano come gli pare. Ma non devo giocare? Namo? Allora. Sì. Se ne occupi lei. Ah, il 23 era. Naribi. Non del tutto recuperato, va monitorato. Condizione 80%. Però alla Ribi io ti metterei squadra perché magari un secondo tempo. Dove sei la Ribi? Trupta. Anche Trupta sarà un mese che sta là in fondo e non lo faccio giocare. Cambulla. Che stai a fa Cambulla? DC? Allora, lui, la Ribi, ok, la Ribi è già dentro, però non è che sta tanto in forma. Ok, Zaccagni, Amici, Terzino. Beh, Truppa, poi faremo giocare anche Truppa. Lui cos'è? Difensore sinistro. Va bene, direi che per il momento Colombatto, Faraoni, che cos'era? Assolutamente non li faccio giocare questi. Terzino pure lui. Va bene, andiamo così, dai. Non voglio stare toccato a troppe cose che qui come tocchi succede il devasto. Va bene, io mi va bene così. 4-2-4. No, scusa, sarebbe 4-2-2-2. In realtà, vabbè, faccio come vuole. Già potrebbe non finire Pazzini. Va bene, poi gli daremo il cambio a Pazzini. Allora, spogliatoio. Spogliatoio, parla la squadra. No, mi divertitevi a casa vostra. Qui stiamo a lavorare. Sono dubbi sul perché. Io voglio la vittoria, punto e basta. Mi aspetto niente, non se ne fregano. Se ne sbattono. Dai, sì. Vabbè, cominciamo bene, ragazzi. Allora, io solitamente mi voglio vedere quasi tutte le azioni. Quasi tutte le azioni e la velocità va bene, dai. Ah, stiamo a subire? E voilà! Che vi ho detto io? La partita facile. Facile questo ragazzo. Dai, ma sto tempo di grinta, su, ma perché dobbiamo sempre farci fregare a queste partite? E a questo ha fatto pure la bella parata. Partita facile. Su, cavolo! Dai Anderson! Che fa, no? La porta è di là! Bello questo! Guarda il ragazzuolo! Una cosa, un secondo, perché non vorrei che lui il supporto si metta automatico.
compiti io farei auto, li metterei un po' in difesa perché ho visto la difesa un po' troppo. Li mettiamo in copertura, copertura e automatico. Dato che al centro siamo in due e loro difesa e difesa. Io la metterei un po'. Vediamo, mentalità positiva sempre. Ok. 1-1. Dai ragazzi che ce la facciamo, dai. Aspetta, voglio vedere che combino. La difesa mi sembra che questa sta formazione. Su. Siete creativi, dai. Dai, ci siamo allenati per i calci d'angolo, ci siamo allenati, su, ehi. Ci si allena una volta a settimana fisso. Dai ragazzi, dai, insistete. Metro ore. Famo? Ha capito, ma controllo palla non è passarla al portiere, eh? Dai, vai di Cormine. Fuori posizione di 17. No? Sembrava fuori gioco. Vai. E male, senza saper che fa. Allora, all'inizio Matos era uno che faceva un bel po', ha fatto un bel po' di gol, specialmente nelle amichevoli, poi si è fermato. Nel momento che serviva si è fermato, non fa più niente. Quattordicesimo. Spolli. Essere un bel cartellino rosso non è speciale. Però sto possesso palla, no, che cos'è? La deviata, deviata, dai, cazzo, tira, sei, oh. No, no, sono andati tutti via, no, nessuno ha cagato il pallone, oh. Cos'è successo? Non ho capito. Vai Traoré, vai Pezzini. Dico vai Pezzini, si ferma. Dai, su, su, domanda di più, domanda di più. Uscivamo davanti. Ci siamo allenati. Chi è? Sì. Troppo spazio, chiudetelo. Guarda, vedete come perdono il pallone, eh? Siete stati un quarto d'ora a passarla fra voi tre. E poi perde il pallone. Su. Domande di più, tutti composti, calmi. Perde troppo tempo, ragazzi. Vorrei un pochino più di cattiveria in campo. Dai, cazzo, Cormine. Cacciatura. Era gol questo. Dai, dai, contropiede, su. Matos, porca boia, Matos, se ti ci devo levare, Matos, no? Ci volevo levare, Matos, via, inutile. Marisa, occhio.
azioni. Dai, sono un po' troppo calmi, un po' troppo imposti. Eccolo. Mancavi, Crescenzi. Dai. Rischiando troppo. Matos, su. Su Matos. Bravo. Dai. Ma perché ti la tiri in bocca? Che diavolaccio sei? Bello questo, bravo Matos, questo era un bell'assist, complimenti. Mi è piaciuto. Poi vabbè, quell'altro sfuma tutto. Che ti pare. Oh. Chi è? Fuori gioco, uffa. Vai. Marrone, marrone. Vai di carne. Ma io voglio dire, no? Una volta fai fuori gioco ci sta, due volte fai fuori gioco ci sta, tre volte fai fuori gioco vorrà dire che c'è qualcosa che non funziona. Continua. Va bene. Io secondo tempo cambio, eh? Cambio proprio tecnica. Cambio tattica, perché dai, su, su. Guarda cosa si fa. Guardali, eh, guardali, eh. Ragazzi, dovrebbe essere semplice questo. Allora, fine primo tempo. Spogliatoio, parla alla squadra. Oh, siete stati sfortunati? Andiamo, è stressato Anderson. Vai a giocare col pongo invece di venire qua a giocare in squadra, e così non ti stressi. E dai, dovete fare la differenza. Su, su, dimostratelo, su. Io però cambio qua, eh. Pausa, io qui cambio, cambio tutto. Allora, io metto la solita mia. Faccio tiki taka. Faccio un'altra formazione. No. No, ma non è questo, scusa. Tiki-taka. Andiamo un po'. No, ma non era questo. Allora me lo faccio da me. Cosa vuoi, Nani? Sì, sì. Come scrivi? Allora, in realtà la punta è una, non è due. Perché uno va qua? Allora, siccome di Carmine Pezzini vuole giocare, ha già giocato Pezzini. Che voto ha Pezzini? Di Carmine Pezzini 6.30. Pezzini, no, cambiamo lui. Stanchezza va bene. È anche più stanco. Per vuol giocare e poi si caga sotto. Vabbè. Allora, che mettiamo? Zaccagni.
e lo mettiamo difensivo, loro li mettiamo supporto, lo metto supporto, trovare anzi Matos lo metto supporto e trovare trovare 6.90 Tarre, lo vorrei cambiare, però ho già fatto un cambio. Carmine, ti metto qua nel mezzo e fai 100 avanti d'attacco, bravo. E Torre vorrei mettergli Gaudio, però forma fisica, dov'è Gaudio? 65, Traoré mi sa che è un pochino di più, sì. Aspettiamo un attimino, allora Crescenzi si è già beccato il cartellino, però aspettiamo un attimino. Allora confermiamo e poi vabbè, ho messo come materia positiva. Però meno palleggiamenti, più un pochino più aggressivi. Bello Maros, scusi se ho dubitato di lei. Bellissimo, tira al volo, praticamente che ha fatto l'uomo lo levo. Procedi con i cambiamenti tattici dopo questa rete? Mi verrebbe da dire di no. Che famo? Fa il gol, lo manda a casa, lo manda in panchina? Allora, teniamo così. Teniamo così, perché ha fatto un gol che è spettacolare. Difesa, però due sono pochini al centro, capito? Non è quello. Automatico, difesa. Allora, sì, però vedete che ah, siete noi? Capito questo? Ma perché mi sta a fare tutti i gol? Non ho capito che è successo. Siamo sempre su 2-1. Mi ha fatto vedere play allora. Ragazzi, io vorrei un altro gollettino, questa tranquillo tranquillo, capite? Guarda che sborone, guarda che sborone. Dai, pezzini, cazzo. Però fanno un po' troppo gli sboroni, secondo me. Dai, concentratevi su. Anderson, oh, Anderson si becca un cartellino a partire, eh. Lui ce la fa la collezione a casa. C'ha tutta la tonalità di giallo. Gli manca il rosso. A breve farà anche tutti quelli rossi. Qua il fuorigioco, Carmine, basta il fuorigioco. E 27. Vedere un po' non in possesso e abbassare un attimino la linea della difesa e della, un po' la linea, ok, e poi perdita di tempo
a volte e è equilibrata. Anderson, però forma partita vanno abbastanza bene. C'è un po' troppi cartellini, però mi fanno un po' paura se di cartellini giorni. Chi è? Cartellino? Successo? Non ci trovo. Allora, se si cambia Anderson, metto la Ribi e la Ribi facciamo, proviamo a fare un po' il supporto, a spingere un attimino. Matos, è tornato Matos. Oh, finalmente. È stata 3 o 4 partite a secco, ma è ritornato. Un pallo assurdo sotto le gambe del portiere. Questa è stata di fortuna. Alessandro, grande. Bene, bene, vai. Me la va? Grande Alessandro. La Madonna! Oh, è arrivato Alessandro, 2 gol, si è fatto. Hai visto? Bello pure questo. Arrivi. Porca boia. Che gol ha fatto l'Arrivi? Che cavolo. Mora. 71esimo. Ora che ci fanno 2 gol. Bello la Ribi. Ora io voglio vedere, l'altra volta abbiamo perso 3-0. Ci hanno fatto una testa come un paiolo. Ora se si vince 4-1 voglio vedere che cosa dicono. Perché allora devi dare a Cesare quello che è di Cesare. Madonna, i bot che hanno preso questi. Sì, tutti, Di Carmine, Pezzini, Matos, la Ribi, quello che vende le noccioline, tutti hanno fatto qua. Allora io direi che a questo punto seguiamo un po' le fila, se non vanno in panico psicologico. Speriamo che non vanno in panico psicologico perché gli ho detto serrate le fila. Eccolo! Serrate le file, ci fanno gol. Vabbè. Quello si butta. Se ci metteva un cartonato, secondo me parava meglio. Ce la facciamo ragazzi, 80esimo. Loda, loda, bravi ragazzi, su. Siete creativi, dai, queste tante serrate le fila, avete preso il gol.
Che fanno? Volete un cappuccino? Arrivo io e segni, sì. Era fatti due uno dietro l'altro, eh. Dai che arriva il quinto. Ehi. L'ha fatto. Vai l'arrivi. Occhio ragazzi, occhio. Occhio. Oh! Dio, l'ha salvato! Ci ha salvato! Non ci credo! Si può rivedere? Non era questo. Ci ha salvato la buccia! Mamma mia! Comunque ragazzi, c'è da sudarla fino in fondo, anche col 4-1 c'è da sudare. Su! Ragazzi, su! Oh! Che cos'è? Perché è corso via il portiere? Ho visto uno correre via con la palla in mano, ho detto... Grazie, allora... Ferma tutto. Ferma tutto. Difensiva. Difensiva. Allora... Pazzini... Mettiamo lui qua. Questo qui. Di Carmine lo cambiamo con chiunque. Dai, va bene chiunque. Dai, ragazzi, non si può, ma perché ci da soff... 4-1, basta, era finita. Ma perché rompersi le balle fino alla fine? Bisogna massacrarsi le balle così. Difesa. Difesa. Su. Questi vanno bene. Conferma. Si può pareggiare. Dai, dai, guarda, ta fa giochetti, Posso cambiare? Quanti cambio ancora? Crescenzi. Dai, Faraone, su. Difensiva. Difensiva pure te, su. Quattro a uno, ma perché 4-3? Tacci vostri, 5 minuti, finita, dai. Vai, finita. Soffia, arbitro, soffia. Arbitro, soffia. Arbitro, soffia. Arbitro, soffia! Ha soffiato. No. Però io non capisco perché da 4-1 ce l'andrà a 4-3. Perché? Si è preso 3 gol per nulla. Spogliatoio. È andata di lusso, ragazzi. Secondo me non è che hanno reagito male. Non mi è piaciuta la difesa. Centrocampo va bene. Attacco va bene. E allora i 10 bene reagiscono male, i 10 male reagiscono male. Ma che vuole? Vabbè, comunque è andata. Io voglio vedere cosa dicono ora, Sono curioso. Il tiro di Carmine verso la zona utile, ok. Crotone ha iniziato la partita in maniera fantastica grazie a Marco Scurado, va bene. Quindi vabbè, tutta la gente che ha segnato.
Ah, la bella vittoria del Verona questa sera passa in secondo piano dinanzi alla meravigliosa prestazione di Matos, sì, che ha fatto anche dei bei assist, oltretutto anche un gol. 4-3. Ok, vabbè, Matos ha giocato bene. 9. Ha preso 9. Bisognerebbe anche complimentarsi con Matos a questo punto. Dov'è? Matos. Loda giocatore, loda. Complimenti per l'ultima partita. Appassionato, facciamo all'amore. Oh, vedi? Vedi, bravo, bravo Matos. È tornato Matos, meno male. Speriamo. Vabbè, resoconto, Traoré che si sta allenando sempre bene, Traoré, bravo. Bravo. E Munari, che non so manco chi sia. Per me potresti anche andare a fare il caffè la mattina e basta. Allora, vediamo un po'. Profilo, competizioni. Secondi, ragazzi, secondi con una squadra. Io non so quanti. I giocatori, quando hai detto serrate le file, hanno preso la concentrazione. Hanno perso la concentrazione della partita. Secondo me devi dare quasi sempre i comandi, domande di più e siete creativi. Dai vari video che ho visto del grande Falconero ed altri su. Può darsi. Manfatti anche delle volte gli do il comando serrate le fila, fa un casino. Il che non è buono, perché insomma se ci sono i comandi ti dico serrate le fila, non ti devi pigliare poco. Se no ti dice allarga le gambe. Ma insomma. Comunque, ragazzi, siamo secondi con una squadra dove io non posso fare grandi modifiche di compravendita perché non abbiamo soldi e non abbiamo giocatori perché nemmeno la rosa principale ha i giocatori che sono, se vi faccio vedere, cioè abbiamo tipo 24 giocatori presi o dati in prestito, quindi manco la rosa principale è nostra. Anderson, perché è rosso? Che ha fatto? Per il cartellino giallo ne ha presi troppi? Bravo Anderson. Allora, dato che Anderson ci viene Laribi. Ok, che Laribi si lamentava che voleva giocare di più. Io Laribi, poi non so se tiene sta formazione in realtà, perché mi sembra che con questa formazione facciano un pochino più gol, ma ne subiscono anche di più. Quindi è un po' pericoloso. La prossima col Benevento, questa è importantissima. Allora, competizione, sfidiamo un po' la cosa. Noi siamo con il Perugia che ne ha vinte 9, noi 8 con questa. 4 pareggi, 4 pareggi, solamente che non. Ma scusa, come 0 sconfitte? Ah, perché ce n'è una in meno e però. Eh sì, e ha fatto una vittoria in più, quindi a 31. Io penso che lui non lo recupereremo mai, perché il Verona è già un miracolo se è seconda. Poi la cittadella ha già giocato e ne ha pareggiata una e c'è un botto di sconfitte. Però noi la cittadella l'abbiamo già incontrata, sì, e ci abbiamo perso 1-0. Però vabbè, 1-0 ci sta. Però è 25 e le ha già giocate tutte, quindi 3 punti sotto. Il Benevento l'ha giocata tutte, l'ha giocate tutte e ha 23, quindi dopo, se noi ci perdiamo, non ci raggiunge, però se la cittadella ci raggiunge si va a pari merito. Quindi diciamo che se si perde non succede un disastro. Però se si vince, mettiamo che il Benevento rimane a 23, si vince, il Benevento rimane a 23, la cittadella magari pareggia o perde, già comincia a essere difficilotta. Se noi ci stacchiamo, io vorrei, siccome il discorso mio è questo, secondo me il Verona non è una squadra che regge la competizione, perché gli mancano troppi giocatori. Perché non c'è soldi per comprare nessuno, è tutto un giocatore preso in prestito, non è una squadra. Quindi già secondo me stiamo facendo miracoli. Io la squadra non la posso modificare perché non c'è soldi. Però
Quindi secondo me già sta facendo miracoli, però prima o poi viene il tracollo, perché ancora siamo all'inizio. Quindi io vorrei che nel momento in cui avvenisse il tracollo della squadra, noi siamo in una posizione tale che anche se ne perdiamo due o tre di fila, teniamo il colpo. Io vorrei fare questo. È programmato male da quel punto di vista, da diversi anni. Ha quel difetto con i vari ordini durante le partite non vengono assimilati e eseguiti dalla squadra. Questo difetto di programmazione addirittura dal 15. Cavolo, ragazzi. Però. Lei sta cercando più che altro sul workshop se c'è. Io ho visto c'è qualcosa per quanto riguarda le skin diciamo, delle facce. Perché praticamente non ce ne ho quasi punte. Però può darsi che c'è magari anche qualcosa sul workshop che migliora anche questa cosa degli ordini. Potrebbe essere. Quindi, allora, noi intanto andiamo avanti. Vorrei vedere un attimo il calendario. Ok. Quindi, questa è la nostra terza partita di fila vinta. Quindi, poi abbiamo il Benevento e poi l'Entella, che anche l'Entella è importante. Ok. Poi vediamo un po', ok, questo ok, allenamento, vediamo un po' l'allenamento, fisico, lo modifico sempre un pochino io, eh. Allora, fisico c'è già lì, quindi io qua voglio mettere colpi di testa su punizioni d'attacco, oppure angoli offensivi facciamo, che ne facciamo parecchi. Quindi poi vabbè, totale movimento, poi io farei difesa sulle palle alte, finalizzazione importante perché ne sprecano un botto, circolazione palla importante anche se mi sembra che ne facciano un po' troppo, possesso palla. Creare occasione importante, allora io leverei un altro movimento e farei, no, però io quello che volevo fare è un'altra cosa, io volevo fare anche riabilitazione, ora lo facciamo qua, possesso palla, circolazione palla, vabbè, la possiamo anche sostituire, facciamo no, riabilitazione, eccola qua, perché non vorrei che mi arrivassero spompati. Ok, quindi rimettiamo un po' la musichetta. Allora, sarà una partita incasinata ed il tempo non aiuterà. Va bene, ora dimostrare chi siamo. Ora, prima facevo 1-0, dicevano è partita noiosa, 1-0, ora 4-3 si saranno divertiti, no? Mi auguro. Allora, il Verona ha raggiunto la zona promozione, a me non mi interessa la zona promozione perché non è negli accordi della dirigenza, io il prossimo anno voglio cambiare perché voglio entrare in una società che ha dei soldi disponibili per muovermi. Quindi, eccitato Matos, va bene. Al limite ti sfoghi in bagno. Matos è troppo sopravvalutato. Vabbè, se gioca bene, ma cosa te frega? Ok. Carretta felice. Carretta, carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Allora, carretta, va bene, okay. Tutti bravi, tutti buoni. Finché si vince va tutto bene. Quando si perde è un casino. Allora, secondo, non rimarremo secondi, gente, però io cerco di fare il possibile per quando crollerà un po' la squadra, perché tanto il crollo lo subirà. Ma poi anche il 4-3 non era da prendere 3 gol. Trovi una squadra un pochino più in forma, non gliene fai 4, ma ne prendi 3 però.
problema è quello. Walter Mazzarri perde la calma. L'incredibile Walter Mazzarri ha dato l'impressione di non reggere la pressione legata sul lavoro. Ma è mio lui chi è? Visto come ha clamorosamente reagito durante la conferenza stampa tenutasi alla vigilia della partita tra Torino e SS Lazio nella Serie A. Le polemiche domande fatte da Gol hanno creato qualche problema a Mazzarri, che ha scelto di abbandonare la conferenza stampa piuttosto che rispondere alle problematiche esposte. Va bene, buon per lui. Ok, io l'under non lo seguo. Primi, under 20 Verona. 20-19. 9, tutte partite già fatte. Bravi ragazzi. Under 18 invece subiamo un po'. Ah no, terzi. Anzi, cosa vi devo dire? Va bene. Va bene. Allora, a noi ci interesserebbe il Perù, la cittadella del Perugia, più che altro. Cittadella e Perugia. Dov'è che mi aveva messo le partite? Cittadella. Dov'è che non le trovo? No. Dinamiche. No, perché magari me la volevo anche guardare una partitella di loro. Allora, Perugia ha vinto 0-2. Ok. Benevento ha pareggiato. Ottimo. Poi Padova-Lecce ha vinto il Padova. Pescara-Cosenza ha vinto il Cosenza. Quindi a noi ci ha fatto comodo che ha pareggiato il Benevento. E il Perugia, vabbè, ha vinto. Ci sta tutta. Allora, qui cosa è successo? 0-2, ok. Napoli risponde alle voci di mercato. Insigne impressiona nel Benevento. Ah, il tecnico del Palermo è un passo dall'esonero. Sì, va bene. Comunque abbiamo un sacco di stacco da una partita all'altra. Ascoli Foggia, Salernitana Palermo, Cittadella, ecco Cittadella. Se può vedere. Fai se segui la partita. Giusto, era Cittadella, vero? Sì. Cittadella, se me la perdesse, io sarei contento. La dovrei vedere, eh? Ho messo l'opzione. Vedi? Sì. Fammi vedere. Ok. Vincerà perché il Venezia è in fondo alla classifica. Dai, vediamo. Però vediamo delle fasi quelle importanti, azioni importanti. Ma se no, azioni chiave, dai. Ce la sbrighiamo. Si è messo molto bene in classifica. Sì, Alessandro, il problema è che la squadra non è solida. Cartellino rosso. Che è per il Cittadella? Se l'è preso? No, il Venezia. Merda, Venezia. Venezia, Alessandro, non collegavo adesso. La tua squadra del cuore. Cittadella è uno. Io tifo per il Venezia. Ma non gli va a fare Venezia. Terz'ultima. Poi abbiamo espulso già uno. Già ci vorrebbero un 15 per giocarsela, già non è espulso uno.
In ansia, in ansia, in ansia. 3 tiri a 2. Tiri fuori 0, per il momento. Niente di che. Vicario. Ludi, bella, niente. Non c'è manco la velocità, eh. Scappini. Cioè, gli stanno a fare proprio il gol facile. Cioè, colpo di testa da lontano, portiere si è tuffato dopo un quarto d'ora. Questa è la parabola, credo. Cittadella non, mi sa che non perde, c'ho questa lieve sensazione. Proprio lievissima. Scappini. Molto frustato. Furioso. Frustrato, no? Frustato. Ghiringhelli 8.1. Però Scappini 7.3. Mi sa che la cittadella quando si incontrerà non ce la manda tanto easy. Quarantacinquesimo e siamo già 2-0, ragazzi. Mi sa che se gli va bene finisce 2-0. Quattro, uno, due, uno, uno. Sì, 4-4, sì, vabbè. Sta spostando anche i giocatori adesso. Mette un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù. 4-3, 1-2. Poi non mi sembra che non stanno neanche attaccando, cioè. Mamma mia. Dov'è? Bravo! Stufa! 3-0. Meno male ragazzi non hanno preso il Venezia. Sì, purtroppo adesso no. Se ne potrebbe pure andare. Noi vediamo. Quindi si dovrebbe far presto. No, ma poi proprio, cioè, non è nemmeno stata combattuta. Guarda, guarda. E sono sempre lì, eh. Sono tutti pressati lì. Poi vabbè, la squadra sarà debole, però la cittadella mi sembra ben organizzata. Perché l'ha proprio pressata dall'inizio alla fine. Eppure? Cioè, pure rigore. Mamma mia. Ma chi è l'allenatore del Venezia? Cioè, ma pure rigore gli hanno fatto da. Allora, 15 tiri a 6, ragazzi. No! Questo è l'autogol del portiere! Ci vuole!
Stiamo un po' esagerando qua, ragazzi. Io cambierei un cincinino al portiere, ma proprio un attimino. 5-0, ragazzi, questa resta negli annali. Dai, uno, almeno quello del... No! Almeno il punto della bandiera. Su! Vai! Vai! Buono. Autogol vicario. Pinato. Vai Pinato, vai Pinato. Su. Lombardi, schiaccia la Lombardi. Oh, ha preso la traversa ma non l'ha messa. 5-0, ragazzi. Disfatta totale. Ma io pensavo così, oh. Non mi sa che non guarderò mai una partita perché gli porto Sorogni a Venezia. Avranno saputo che il mister del Verona li guardava, si sono emozionati. 9.3 Ghiringhelli. Ma questa mi sa che mi apre in due pure a me, eh. Qui mi sembra che abbiamo già affrontato una volta. 5-0, ragazzi. Vabbè. Non guarderò più una partita in vita mia. Allora. Ti dicono anche quando ci vai che Mars è stato visto. Spettacolare questa. L'allenatore del Verona, Mars, è stato visto allo stadio. Con il giubbetto impermeabile, gli occhiali, il cappellone per non farsi riconoscere, ma l'hanno visto. Convincente vittoria del 5-0 sul Venezia. Ah, fino ad ora non riescono a spiegarsi la presenza di Mars alla partita. Ero di lì, dovevo andare in bagno, mi scappava forte forte, c'era lo stadio vicino e sono andato. Posso? Non ho capito io. Non si spiega la motivazione, sanno affari mia. Oh, vabbè, comunque ganza sta cosa qua. Allora, competizioni. Cittadella passa in vantaggio. No, pari merito. Noi la Cittadella l'avevamo già incontrata, se non mi sbaglio. 1-0. Eh sì, l'avevamo visto prima. 24. Quindi se noi perdiamo, non cambiamo di posizione. Se noi invece vinciamo, mangiamo 3 punti alla Cittadella. Quindi va a vincere, ragazzi. A me va bene anche i terzi, non è che c'ho grossi problemi. Io la mia promessa alla dirigenza è metà classifica. Sono andato proprio liscio, anche perché è la mia prima esperienza su Football Manager, quindi non è che io ho sparato chissà cosa. Quindi al momento sto facendo di più di quello che avevo detto. Cos'è? Chi manca? Registrazione rosa, manca qualcuno? Joseph e Kuban. Ma non è roba mia. Ma questa di che cos'è, scusa? Nel vivaio. Ma io nel vivaio, stanno nel vivaio. Allenamento all'S Verona si sì, l'ho già modificato. Oh, sono rimasto 5-0. Sono veramente rimasto. Mi sono rimasto male. 3-2 Livorno e il Venezia 14esimo. 14esimo, 4 vittorie, 3 pareggi e 7. Io ci ho vinto 2-0,
e 7 sconfitte. Secondo me l'allenatore, dopo questo 5-0, l'allenatore salta. Vai tranquillo. Salva. Ma sto male. Non pensavo. Quindi sarà un casino. Quando ci ritocca la cittadella sarà un casino. Benché 1-0 non è, diciamo, come vincono loro 1-0, si può vincere pure noi 1-0 contro di loro, eh. La Spezia vince e rimonta 3-2. Va bene. Voglio giocare titolare. Costa. Ancelotti risponde alle voci di mercato. Va bene. Cremonese 1-1 con il Benevento. Sinistra 30%, centro 33%, destra 37%. Insigne fondamentale. Difficoltà contro 4-1-4-1. Ma questa di cos'è? Del Benevento? Ah, del Benevento questa. Possesso 62, tiri 14. Ok. Allora, Samuel di Carmine, gli elogi, e noi gli facciamo gli elogi. Dov'è? Per cosa? Scusa, non ho letto. Coprire lo stato di forma. Carmine, data che fa anche qualche gollettina, ti faccio volentieri i complimenti. Loda, 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 stato di forma. Allora, calmo, vuoi vedermi? Bravo, grazie. Finito il colloquio. Ma chi era quell'altro? Gustasefo, anche Gustasefo si sta comportando benino. Gustasefo, Lodi. Stato di forma estremamente eccellente, morale eccellente. Allora, che cazzo? 3-1-4-2. Che cazzo giocano questi? La squadra è ottima nel cross e può sfruttare i palloni sulle fasce. 9 dei 14 gol concessi nelle ultime 20 partite sono arrivati da cross. Le palle alte di Dawidix potrebbero aiutare e trarne vantaggio nel calciare rigori. E basta? Cioè 21 in più contro 8 in più? Questa è una. Questa è un casino. Non è facile. Poi c'è questa formazione che non. Boh. Strana. Cioè al centrocampo 4. Più questo cos'è? Regista arretrato. C'è da vedere, però se noi facciamo un gioco aggressivo con un controllo palla, perché io vorrei sfruttare il fatto che c'ha solamente 3 in difesa, però il centrocampo è parecchio pericoloso. Non lo so, non saprei una formazione così cosa utilizzare, sinceramente. Questa è la letta, il discorso europeo, Africa, Asia, Nord America, tutto, Oceania. Formazione strana. Mi sembra che col Benevento ci abbiamo già vinto. Anzi, poi andiamo a vedere. Però, se non ricordo male, era un'amichevole. Quindi,
conta e non conta. Pierini vince il premio MVP della settimana, l'EGP. Va bene, assegnato al premio squadra della settimana, Pierini riconosce l'affetto Spezia. Stallone risponde alle voci di mercato. Castagnetti firma un nuovo contratto, Costa vuole giocare titolare secondo la recente intervista. Bravo. Allora, io volevo vedere un attimo competizioni. Noi vediamo un po'. In Serie B non l'abbiamo ancora incontrato il Benevento, perché l'avevamo incontrato in amichevole. Vedi che mi ricordo bene, strano, eh? In amichevole 2-1. Ah, per la Coppa Italia, non era un'amichevole, era la Coppa Italia. Secondo turno di qualificazione. 2-1, che non è manco un grande risultato, quindi vabbè, era una partita buona, importante. Riccardo Manno, ma è mio, non è il mio Manno, chi è Manno? Staff Manno, abbiamo bisogno di un match analysis e contatta per l'ingaggio, tanto soldi non sono mia. Ah, noi abbiamo un limite di 85, perché la dirigenza è taccagna, vuole 94, te lo ridio, 85, 90, te lo ridio, 83, anzi 83 pure meno, 90, te lo ridio. Mi piace che 83, 90, 83, 90, 83, 90, 83, 90, bella, bella contrattazione. Niente, non posso, non posso. Non posso, cosa dici che mi fa piacere che abbia aggiunto un accordo? Ma quale accordo? Non posso, 83. Vabbè, arrivederci, oh. C'ho la dirigenza qua. Bella queste contrattazioni. Che è successo? Preoccupati dall'infortunio di Balkovec. Sono cose che in allenamento non dovrebbero succedere. Allora, facciamo una cosa. Io vorrei vedere. No, vabbè, a parte queste cose qui che se le guardiamo fanno paura, le cose negative che ci sono. Io volevo vedere il discorso allenamento. Cioè, la riserva è distrutta. Ma che stanno a fare? Se vi fanno le risse la domenica, centro medico, centro medico. Allora, la Ribi alto, io direi di fare una cosa. La Ribi gli diamo un giorno o due. Dov'è qua? Analisi, io voglio dare un giorno o due di pausa, riposo, sviluppo, riposo, facciamo un giorno, non vorrei, ok, Tozzo, vabbè, Tozzo tanto non giocherà mai, lui va bene, perché comunque fisico 54. Sopra la media, sopra la media, sopra la media. Ecco, vabbè, l'unico lui allora, dai. Alto rischio, ma è sotto la media, rischio infortuni. Carico medio. Bassa forma però. Colombatto, vabbè, allora andiamolo anche a Colombatto. Colombatto, sviluppo, riposo, un giorno. Pesce alto, alto rischio. Considerevole rischio, vabbè, ci sta. Sei infortunato. 3-4 settimane. Un mesetto. Allora, giocatore della squadra disponibile per la partita under 18. Fate voi, mi fido.
Under 18 Verona e Lecco dovrebbe essere vinta. Non credo che Lecco sia un grosso problema. Lecce Salernitana non mi interessa. Una a 0. Vabbè, intanto Lecce è qua. Allora, Traoré. Se allena sempre un botto, appassionato, bravo, bravo Fiolo. E Berardi, che non so chi sia. La domanda sarebbe prima di tutto: ma chi sei? Sì, ascolta Berardi, io non so manco chi sei. Su, non hai mai giocato in vita tua, non sei mai entrato. Sei anche a rompere le balle. Vittoria di Lecce grazie ad una brillante prestazione. Bisoli ci crede. Volto ottiene un nuovo contratto con il Perugia. Rastrelli cerca di prendere l'iniziativa con i commenti della rosa di Braglia. Non so chi sia. Il Catania ingaggia Madonna. Beh, vediamo se faccia qualche miracolo. Poi ci, vabbè, ci sarebbe un botto di cose da dire su questa cosa, ma lasciamo perdere. Allora, riepilogo, mentalità. Lui vorrebbe mentalità positiva prudente. Meglio positiva che prudente. Aumenta i compiti difensivi. Riduce il compito di supporto. Aumenta i compiti offensivi. Ma scusi, una cosa è l'opposto dell'altra. Se aumenta i compiti difensivi, non aumenta i compiti offensivi. Ma che mistero, bevete la mattina. Non fate take all'azzardati, ok? State più indietro, ok? Calciate, cercate calci piazzati. Gianpaolo Pazzini forma partita manca. Amperur manca. Leusong manca. Ma Leusong non gioca mai. Come fai a mancare la forma fisica se non gioca mai? Ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma che ci vuole la forma fisica anche per stare in panchina seduti? Ci sto anch'io seduto in panchina. Ma siamo impazziti. Io non capisco. Forma fisica, non ha mai giocato. Sarà un 5 partite che non entra in campo Leo Song Yu. O come si chiama? Va bene. Vedremo cosa fa l'Under. Diritti televisivi, Carletta, Loro Insigne. Il Verona giocherà contro il Benevento in Coppa di Serie B. No, davvero. Posta in arrivo. Va bene. Venezia, Ascoli, Cosenza, Cremonese, Foggia, Padova, Perugia, Pescara, Benevento, Verona, Palermo, Spezia, Crotone, Brescia. Venezia, Ascoli. Potrebbe vincerla. Ok, il Verona ha messo insieme 3 partite di campionato vinte di seguito. Occupano la terza piazza, ok? Io non lo so. Va bene, qui intervista, l'Under 20 gioca contro. Vince, ha vinto contro la Cremonese. Bravo. Bravo, bravo. Ma mi danno qualcosa se vince l'Under 20 a me, fondamentalmente. Diritti televisivi, fiducia e dirigenza. Ah, questo è importante. Riassumendo, i dirigenti sono soddisfatti del modo in cui guidi la strada, la squadra. Guidi la strada. Il livello del supporto da parte dei giocatori è un fattore da evidenziare molto. Va bene. La pesante, l'ho detto e mi rompo le balle, la pesante sconfitta del 3-0 del Verona contro il Pescara mi martellano portate pure sfiga, perché poi se mi martellate la testa è il 3-0, perso 3-0, perso. Dopo è una negatività che uno si porta dietro. State zitti, è andata così, passiamo oltre. Ma siete deficienti, non capisco che avremmo dovuto giocare meglio. No, davvero, che culo avere una dirigenza che capisce queste cose qua. Avrebbe dovuto, non l'avrei detto. Comunque, competizioni, partite, trasferimenti, tattiche,
Vabbè, insomma, è così, si va bene così. Didier Pazzini, giocatori molto influenti, Munari, che non mi sembra di aver mai giocato, di Carmine, ok? Larrivi non è influente. E Matos che se riprende il via fai gol, no. Giocatore, però è un giocatore influente. Molto buono e buono. Atmosfera spogliatoio, morale molto buono. Ok, io il morale lo considero importante, però. Allora, Cremonese, no, qua mi sembra non c'è niente che mi interessi, no. Non vorrei dire una cavolata. Cittadella e Perugia. No, Cittadella e Perugia. Niente, qua non c'è niente. Sì, c'è il Perugia. Un attimo, l'ho visto dopo. Era l'ultimo. Vabbè, ormai è andato. Ne volevo vedere un mese e dico voglio vedere il Perugia. Allora, qui vabbè, Lecco under 18 e Verona under 18. Fate quello che vi pare. Allora, Perugia Pescara, la vediamo velocemente, ragazzi. Ora mi diranno mica, abbiamo visto Marti solamente la partita, cosa ci faceva? Scusa, le devo seguire le squadre. Calcio d'inizio. Allora, vediamo un po' se. Azioni chiave, ok. Allora, il Perugia c'è cioè il 4-3-1-2. Non è una formazione sbagliata, secondo me, perché questa difende un botto e comunque questi due possono fare anche da supporto. Subito ha fatto il Pescara, grande Pescara. Io tifo per il Pescara, ovviamente. Portiere no, Rachitico, grande. Bravo Pescara. Pescara usa 4-1-2-2-1. Che è quella che uso io praticamente. Però è usa mentalità, non si sa, offensiva. Nel grosso. Antonocce. Capone. Capone, sei un po' che occorre però. Vai Capone. Rosi la spara. Dai, Pescara, che così li raggiungiamo pure. Vada a mangiare, Mati, buona continuazione. Ok, Ale, grazie per la compagnia. Ci vediamo la prossima volta. Trentesimo già, ragazzi. 1-0, se la mantengono. Se noi la vinciamo, gli mangiamo 3 punti. Anzi, 3 punti non li prendono loro, 3 punti li guadagniamo noi, sono 0. Sì, vabbè, gli mangiamo 3 punti, però. Perugia, Pescara, dai, dai, dai. 7.2, Meleboni. Di qua, sono un po'. Sono un po' fuori forma. Un po' di idea. Disinteressato dopo il feedback. Ok, primo tempo. Capone, mi sa che è quello che dobbiamo tenere sott'occhio perché sempre. E infatti ha fatto gol Memuscia. Dico, tenere sotto controllo Capone, ha fatto gol Memuscia. No, ma è Pescara. Ok.
Perugia sta sudando da matti. 7.2, 7.4, 7.3. Quindi ragazzi, segniamoci il Pescara perché sta giocando bene un botto. Sta giocando bene un botto. Porca che prestazione. Poi io, con Emilio, 7.1, Del Grosso, 7.1, Brugman, 7.3, Memuscia, 7.4, Meleconi, 7.3. Ah, Vascia. Altri? Poi sono calmi, composti, tranquilli. Sembra che stanno a giocare. La Memuscia però è cotto, eh. Infatti l'hanno cambiato. L'hanno cambiato, eh sì, al volo anche. Se ne gioca bene il Pescara, ragazzi. Allora, lo bruciati faranno gol. No. Questo è un bravo bruciato, eh. Si sono presi un botto di cartellini, ragazzi. Questi mi sa che non c'hanno. Ah, no, non c'hanno più giocatori. Mi sa che gioca male per quelli. Perché questi si sono presi un botto di. Se tutte le partite si pigliano sti botto di cartellini qua, sono tutti espulsi però alla fine, eh. Mi sembra dopo il quarto giallo. Che ti prendi, ti buttano, cioè fai una partita che non puoi giocare, credo, se non ho capito male. Almeno che non ti danno una doppia subito. Oh, ragazzi, 2-0. Preoccupa il Pescara, sinceramente. Hanno giocato una grande bella partita, gli altri hanno preso solamente cartellini. 7 tiri a 13, ragazzi. 16 falli totali. Porca boia. Allora, Perugia rimane a 34. La prima sconfitta. Ragazzi, la prima sconfitta, non ci credo. Ma allora io vado a tutte le partite, scusa. Se gli porto rogna così, vado a tutte le partite io. Ma li brucio tutti. Li brucio tutti io. Ma guarda, il Pescara guarda dov'è, incredibile. No, vabbè, qui la doveva vincere il Perugia. Ragazzi, il Pescara è undicesimo, non ha mai vinto una Cespa, l'ha perse tutte. Cioè, l'ha vinto l'unica col Perugia che è prima classifica perché c'ero io. No, ragazzi, questa è da raccontare, però. Oh. Non è normale, sto. Dai, lascia sì. Qui ci manca qualche squadra agli osservatori. Devo rispondere a chi? Fai al secondo, lascia al secondo. Allora, torniamo a noi, Benevento. Io c'ho paura, sincera. Ma perché c'è una formazione strana. Ah, progressi negli ultimi 3 mesi. Controllo palla, dribbling, calcio d'angolo, sì, ok, passaggi. Senza palla, visione gioco, coraggio. Agilità, equilibrio, forza, integrità fisica, resistenza. Però scusate, se questi sono gialli vuol dire che hanno aumentato. Questi però. No, perché forse sono grigi perché sono ancora bassi. Ma che è come calciatore? Ma ok, ma io pensavo fosse della scuola in generale. Va bene. Quindi ancora tutto, ragazzi, non capisco, scusate, ma. Darebbe, ok, Bianchetti, ma no, chi è Bianchetti? Non ha mai giocato, su. Allora, partite.
Palermo, Spezia, Crotone. Crotone. No, Crotone sono bassi tutti e due, Crotone e Brescia. La Cremonese ha già giocato. E mi sa che ha vinto perché è 27. Allora, Benevento Verona. Formazione Intanto Anderson che è squalificato perché ha preso troppi cartellini gialli, ragazzi. Allora, invece Anderson mi serviva. Oggi mi serviva Bianchetti e Bianchetti infortunato. Ma Bianchetti o no? Cambulla. Allora, intanto mettiamo Cambulla. Almeno è anche uno dei nostri. Berzotti è in prestito. O l'abbiamo dato in prestito? Non è il nostro. Perché questo celeste blu non si riesce mai a capire qual è. Quelli in prestito, quelli che abbiamo dato, quelli che abbiamo preso, dovrebbero cambiare queste cose dei due colori. Allora, noi con questa l'abbiamo giocata abbastanza benino, la familiarità ce l'abbiamo, l'intensità pure. Però io farei difesa, difesa, poi al centro, loro sono in un botto al centro, però io ho paura di quello. Però uno solo, io ho visto che se ne mettono solo come punta fanno pochissimi gol. Invece vedo che loro due insieme molto probabilmente se la spalleggiano. Allora, però Di Carmine messo di qua se la cava un pochino meglio, però lui perde un attacchettino. Pazzini, seconda punta. Dovrebbe fulcro del gioco per spezzare la difesa, aprire il varco ai suoi compagni. Io ti vorrei provare fulcro del gioco di supporto. L'ha messo. Ok, Traoré supporto, Matos supporto. Però io farei difesa qua, dai. Laribi, chi è che voleva giocare che mi ha rotto? Era Laribi? Poi fuori c'è Trupta, che va bene. Crescenzi è già stato ammonito, mi raccomando Crescenzi. Approviamo, positivo, lasciare positiva. Poi, in possesso. Ok. Va bene, non in possesso, io metterei un pochino più giù la difesa, leggermente più intenso, più pressing. Non fate take aggressivi, fate contrasti aggressivi, no? Ok, ragazzi, io non lo so. Ho messo tiki taka? Qui mi sa che non penetreremo mai, c'è troppo casino. Allora ragazzi, questa è una partita importantissima, energico. Voglio che la nostra striscia positiva continui. Appassionato, mi aspetto di dire che nessuno se ne frega.
credo in voi dimostrate il vostro valore, loro solo con questo vanno. Credo in voi dimostrate, se no il resto non è niente. Allora, tacchete, leviamo la musica. Allora, però qui ce la godiamo, eh. Quasi tutte le azioni adesso. Si soffre di più, ma... Che fate? Boni, eh? Annullato. Oddio santo. Oddio santo. Annullato. Pace vostra. Allora, questi sono iperaggressivi, oh. Io però positiva. Ah, è controllo del possesso palla. Va bene. Dai ragazzi, su. Siete creativi, dai. Ma dai ragazzi, ma che cazzo! Da 700 km mi siete fatti fare gol. Ma non è possibile! Ma da dove? Ma questa cosa, ma la paravo anch'io da così lontano! Dai ragazzi, non le accetto queste cose. Parava anch'io quella, su. Ah, rifatelo fa un altro, eh. Sì, dai. Ragazzi, attacchiamo? Mi do da fare e poi vanifichiamo tutto così in una partita. Guarda, questo da solo. Tranquillo, da solo, no? Ma mica la stanno a mancare, no? Eh sì, stiamo solo subendo. Se mi vuoi, dai, ne mando di più, su. Pausa, fermite. Allora. Facciamo tiki taka. Mettiamo il gioco leggermente più alto. Facciamo il fuorigioco. Ok. Ci diamo la nostra tattica di base. Pezzini, chi è più in forma dei due? 100% è in più forma Carmine. Quindi Pezzini deve qua. Lo cambiamo con uno che stia Colombatto. E Colombatto, regista arretrato di difesa. Quindi tutta questa zona qui in difesa. Lui al centro, supporto, Ettore, supporto, lui difensivo, 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 anzi, Laribi, ma lo facciamo di supporto dato che per la questione di buono in supporto l'ha fatto Silvestri, c'ho solo quello, c'ho altri quartieri ma valgono una cippa, e abbiamo fatto tiki-taka, giusto?
ancora non è attivo. Ora non mi fate gol perché ho cambiato qualcosa. Ok, cambiato. Stasi fuori, eri libero. Bravo, cercate l'occasione giusta, su. Arrivi. Vedi che se la giostrano un pochino di più così. Dai ragazzi, dai. Dai, gliela famo. Non batto, ma perché tiri? Non la sento, quando non la sento una partita, non sento qualcosa che non funziona. Dai, su ragazzi, su, istruzione. Ma non ti devi bloccare. Perché si è bloccato tutto? Che è successo? Ah no, ho preso io pausa? Me ne sono accorto. Vai, va bene ragazzi, fateli stancare, fateli ammattire. Ecco, applausone, chi è? Che ti segno? Gustasifo. Cacci tua Gustasifo. Guarda, l'errore tuo cosa ci comporta? È andata di lusso. Su, aggressivi. Anche questo, no? Ha tirato in tranquillità, ha tirato. Allora, tattiche. Il problema è equilibrata. Però così la andiamo a perdere. Dai ragazzi, l'abbiamo battuta nei quarti della Coppa, l'abbiamo battuta, su. Oh, ci stanno a schiacciare. No! Ma che cazzo? E quello è passato così, tranquillo. Bravi, la giostrate e poi non fate un tiro. Su, date avanti. Vedete come perdono palla, fanno il contropiede. Vai Traoré, vai Traoré. Buonanotte, di pasta frolla sei fatto. Guardalo, guardalo. Ma guardatelo, cazzo. Ma c'è il fuorigioco, dov'è? Non lo fate. Perché l'hai tenuto in gioco? Guardalo che l'ha tenuto in gioco, gli stava a 70 km. No, va bene ragazzi. Questo l'ha perso. L'ha perso e hanno giocato anche bene. Guarda, guarda. E ha fatto pure fallo. Vedete perché dico del Verona non mi fido? Perché il Verona ti fa due partite fatte bene e poi tracollo. Ah. E l'abbiamo battuto. Questo, dove vai? Pescille, dentro la porta si prende il pallone. No, qui c'è. Bisogna andare con gli psicofarmaci per fargli giocare bene. Perché secondo me c'è un problema proprio mentale. Manco di gioco. Proprio quando sei un portiere, te prendi un passaggio, stai dentro la porta. Non sei normale, guarda, e questo non lo fa. Non sei normale. Io vi voglio allenare con gli psicofarmaci.
Ragazzi, non ci siamo, guarda, pochi tocchi, non avete fatto niente. Ma che schifo. E cosa vi devo dire? Aggressivo? Sì. Non mi è piaciuto, reagiscono pure male. Cosa vi devo dire, bravi? Non mi è piaciuto. Non mi siete piaciuti. E se non vi va bene, è così. Io cosa cambio? Cosa cambio? Non posso cambiare niente. Che è colombato, è cotto, l'ho messo ora. Forma fisica, buonanotte. Marrone. Ah no, marrone sta in difesa. Non c'è manco per fare cambio qua alla fine. Colombatto, marrone, Zaccagni dov'è? Zaccagni. Difesa. Ragazzi, supporto. Supporto, Carmine sta facendo una beata cippa, io provo d'attacco. Vediamo se loro riescono a fare qualcosa. Però siamo messi male. Naribi supporto era. Non ci siamo. Allora nel secondo tempo due gol non li fanno. Carmine è sempre fuori gioco. Ma lui tranquillo. Dovunque lo metti è fuori gioco. Però voglio mettere in difesa, voglio se fa fuori gioco, almeno in difesa. È sempre in difesa, sempre fuori gioco. Dai, su. Ma ho capito, passaggini li fate, bravi. Avete che passaggini li fate. Poi. Le banane vi chiappate. Dai, ma almeno li stanno un po' pressando, almeno quello, su. Dai. Su. Fatene almeno uno. Cioè, qui stiamo a. Non ti fa. Io non capisco, l'abbiamo battuti già. Perché dobbiamo fare una partita così schifosa? Ma di Carmine, ma come cavolo fai a sbagliare una roba del genere? Sei solo. Poi ci si lamenta che non si vince. Come diavolo fai, di Carmine? Sei solo, era un calcio di rigore questo. Cavolo di Carmine. Ma perché? C'è qualcuno meglio di questo maledetto? Eh sì, se Nguvo va meglio. Ah, fa gli involtini primavera al ristorante questo. Dove vuole andare? Ma era un rigore praticamente, come diavolo fai a sbagliarlo? Cioè questo deve essere già 2-1. Vabbè, stoffa. Dai, contropiede, su! Mi sta a perdere la voce per questa gente qua. Qua è inutile andare a vedere la squadra di là, cosa fa. Ma dove vado? Sto a casa, è meglio. È inutile, no? Vai, Traoré, vai, porche! Dai, vai, Matos! La palla si butta. Ah, voglio vedere che fa, eh. Scommetti, tira. Guarda, eh. Toh. Di Carmine! È la rovina di Carmine. La rovina della squadra. Ha già sbagliati due sotto porta. Uno rigore e uno sotto porta. Chi è che si è fatto male? Matos? Fermi tutti, siamo a posto. Non solo non fanno una ceppa, si fanno pure male. Ma è male, sto visto a terra io.
Dov'è? Dove sei? Ah, non sei che? Faceva finta allora? Dove sta? Per culà? Vediamo un po'. Ma si è fatta male o non si è fatta male? Ma sarà per culà? Vabbè, comunque ascolta, devo vedere un po' col terreno. Tanto anche oggi Matos non hai fatto quasi niente. Gaudio, mamma mia, da quasi 3 stelle e mezzo a 2 si passa. E forma fisica peggiore. Che cambio? Cambio nulla. Traoré. Sarebbe Ragusa. Però forma fisica anche lui. Di cacca, Laribi, ci sta già. Di Carmine ha sbagliato di tutto, ma che metto? Vabbè, io lo metto, ascolta. Tanto peggio di così. Come si fa? Guarda Troy, ma nemmeno, ma sei una punta e poi non fa manco scuse. Cosa sei? Centrocampista offensivo sinistro centrale. Vabbè, capito. Dov'è? Oh, è andato via. E Carmine? Oh, è scappato. È scappato. Fammi rivedere la tattica. Allora, diciamo quello un po' più cotto, come forma, condizione complessiva. E Gustavsson che non è che abbia fatto granché, pure lui, dov'è? Però ce l'ha adesso il sostituto. Zaccagni. Ah, è questo qua. Niente. Lui, Davidowi. Mazza il nome brutto. Allora, sempre da supporto. No, la difesa, no. Supporto. Tanto ragazzi, due gol non li recupereremo mai. È inutile. No, lui non è che ci sta molto dentro comunque. Dovrebbe stare più in difesa, va bene. E purtroppo non ho il sostituto per Carmine, perché ho cominciato con due punte. La seconda punta l'ho già sostituita. Quindi di Carmine se la deve fare tutta. Però ha sbagliato delle robe assurde. Prossima volta di Carmine non lo metto assolutamente. No, comunque ragazzi, due punte non possiamo giocare. Perché non abbiamo cambio. Quindi è inutile, ce la giocava una punta, ce la giocava più, guarda, Matos, e la passa. La dubbio doppio, fuori gioco? No? Era fuori gioco di 7 km. No, ho fatto uno scatto incredibile. Bravo di Carmine. Bravo, ti volevo cambiare, hai visto? Allora, dai che ce la possiamo fare. Allora, dai, positiva. Cerchiamo di aumentare un attimino il ritmo. Su, non voglio mettere offensiva perché. Oh, ragazzi, bravo! Dai, il pareggio, ma andrebbe bene il pareggio pure. Sarebbe ottimo, dai. Da 2-1 a 2-2. Ma non gliela famo. Comunque bravo di Carmine, oh. Ti tocca dirgli pure bravo. E sbagli 700, eh. Poi la 700esima.
la metti dentro, però mi sbaglio un po' troppe. Che dovrebbe essere già il terzo gol questo. Ed era più facile quelli di prima che questo. No, no, state buoni. Occhio, occhio. Madonna, ste scivolate però, ragazzi. Non senso. La ribia è cotto. Posa un attimino. C'ho qualcuno? C'ho ancora un cambio? Ce l'ho ancora uno? Davidovic è già lì. Marrone. Marrone in difesa. Danzi, no, no, io posso entrare in Danzi. È la morte. Però la ribia è cotto. Oddio, è cotto già anche. Vabbè, lui più che altro è cotto di forma fisica. Non posso entrare in Danzi, ragazzi. E si fa. E la ribia, ti tocca giocare. Danzi gli ultimi minuti. Non posso fare sostituzione, va bene, meglio così. Ma perché ne lasciate sempre uno libero? Io non capisco, ne lasciate sempre uno libero in fondo così che fa cavoli suoi. Guarda, c'è nessuno, eh? Bravo Silvestri, questa ha parato buona. Ha parato buona. 3 minuti, ma non gliela facciamo neanche se prendiamo. Posso non guardare, spiosa. Vai, contropiede, Traoré, metticela tutta, Traoré, vai, Matos. Rigore! Dammi un rigore! Ha rischiato! Zaccagni! Vai Crescenzi, vai! Luttera! Tanto che gli frega! Dai Zaccagni, su! Zaccagni! Ciao Cole! 92! Letizia e la passa, non deve perdere tempo, questa è la tattica del perdere tempo. Sono gli ultimi minuti, non la dare lì, dalla in fondo. Ma siete proprio. Manca 2 minuti, no? Dalla lontano. 2-1. Abbia danneggiato ma danneggiato sì, vabbè niente ragazzi, non no, non mi è piaciuto per niente. Bellungi dall'SF Lecce, la difesa non mi è piaciuto, il centrocampo non mi è piaciuto. E manco la fase offensiva perché ha fatto il gol. Mi ha fatto il gol, ma ne ha sbagliato un botto di gol. E ci abbiamo anche l'Entellas adesso. Dopo 2 giorni. Circolazione palla l'abbiamo capita. La fanno, ok. Ma devi concludere. Non puoi fare solo circolazione palla. Che poi la palla me la fate circolare a me. Chi è? Bianchetti, non so manco chi sei. Vai Bianchetti. Non c'ho.
Sì, qui vabbè, l'ha dominato, c'è il mito, la leggenda, sei bravo solo te, va bene, abbiamo capito. Quindi, mo come la mettiamo? Siamo terzi, pari merito con la cittadella. Benevento però ne ha fatto una di più, eh? Attenzione. Cremonese ha 27 punti. 15 può pure superare. La pre 15 anche lei. Cosenza 23 non ci. Diciamo che dal sesto posto in giù non ci preoccupano. Insomma, da 23 a 28. Però se si era 20, ragazzi, si era secondo anche con 2 punti di scarto. E il Benevento restava parecchio indietro. Era un'altra storia. Era un'altra storia. Invece così ci abbiamo sempre. Ci abbiamo sempre il pepe. Il pepe al. Niente, quindi ragazzi. Ora ci abbiamo l'Entella. Almeno questa la vinciamo, no? Che dite? L'Italia rappresentata nel sorteggio a gruppi. Di Francesco risponde alle voci di mercato. Ballardini ignora le voci sul Crotone. La Germania under 21 contro l'Italia under 21. Il Benevento ha sofferto. Il Benevento, sei buono. Hellas Verona ha sofferto. Che dicono? Va bene qua. Ok, allora arriviamo al quarto turno, ragazzi. Raponi Stilla, un rapporto, ma come Stila? Stilla sarà un rapporto sui progressi di De Zotti. Ma chi è sto De Zotti, scusa? Ma sarà in under 20? Under 18 questo? Vabbè, ma te lasciali, no? Non mi. Allora, Lentella, formazione usata, ha portato una impressionante media di 7 occasioni in 63 minuti giocati. Pazzo. 4, 2, 3, 1. Madonna, che schifo proprio. Formazione iper. Oh, ma ora tutti usano questa. Durante l'ultima stagione ha giocato 4-2-3-1. Formazione affrontata, vulnerabile contro 4-1-4-1 largo. 4-1-4-1 largo. E noi gliela mettiamo, come no? Allora, 4-1-4-1 larga, eccolo qua. Beh, quella che usiamo noi. Giusto? Palla lunga. 4-1-4-1. Larga. Quindi vediamo un po', io farei offensiva, ritorniamo un po' nell'offensività della cosa, dato che si vinceva. Carmine, Carmine lo leviamo, mettiamo Colombatto, che il suo Colombatto se lo fa, ti mettiamo di difesa, ti mettiamo Laribi, oddio, per anche Gustavsson. Di supporto anche lui qualcosina lo fa. Registra arretrato di supporto. Ok. E la ri sì, però se metto tutto di supporto poi non vorrei esagerare. Vabbè, supporta anche te.
Torre supporto, Matos. Beh, quasi quasi ti metterei attacco, Pezzini. Attaccante che pressa d'attacco, vuoi che lui sfonda la porta. La deve sfonda proprio. Poi automatico mi va bene. Automatico mi va bene. Difensivo, difensivo, difensivo. Però Colombatto è giù di forma, attenzione. Colombatto è giù di forma. Zaccagni dov'è? Mettiamo Zaccagni. Vieni Zaccagnino, vieni! Che non ti faccio nulla, vieni Zaccagnino. Difesa. Ok. Poi, quindi qui la forma più o meno ce l'hanno più o meno, eh. Amperu quant'è che non gioca, ragazzi? Non era malvagio. Un'Ari che c'ha? Ci. Cos'è? Felice come, di come l'allenatore ha trattato la Ribi. Ma che so, fidanzati che si preoccupa? Non ho capito io. Che te frega a te? Danzi, allora io direi che chiunque è meglio di Danzi. Quindi io metterei Munari, che cos'è? Ma sono tutti e due CC. Però Munari è cotto. Allora mettiamo Anderson al posto di Danzi che. L'ho preso, era uno svincolato. Ho detto meglio che nulla. Forse era meglio nulla. Mi fa l'idea. Allora, possesso palla no. Mettiamo un tiki-taka, che loro sono affezionati. Però mentalità offensiva. Ma io voglio un pochino più sull'acceleratore. Ritmo di gioco. Non esageratamente, no, troppo. Leggermente più basso, tempo di perdita mai. Perdita di tempo mai. Vabbè, si è capito. E questo sì, ma fatemelo fuori. Non è che allora perdi Carmine. Il fuorigioco non significa che te lo devi fare in attacco, lo devono fare in difesa. Capito? Te non lo devi fare di Carmine il fuorigioco. Capito? Oh, vediamo qua se ho capito qualcosa. Allora, va bene. Circolazione palla. Io lo modificherei un pochino. Allora, un attimo. Loro fisicamente come sono messi? Se no gli facciamo fare un turno di riposo. Io glielo farei fare un turno di riposo. Quindi vedo, non sono al 100%. Tanto circolazione palla mi sembra che facciano già bene anche da soli. Allora, o riposo o riabilitazione. Condizione, fatica, forma. Io invece vorrei aumentare la forma. Come faccio ad aumentare la forma? Che più che altro loro sono un po' bassi di forma. Io vorrei aumentare la forma, però non so qual è. Io voglio aumentare la forma. Se c'è, mica è detto. Questi non credo. La tattica non credo. Vabbè, io gli faccio fare un po' di riposo, dai. No, però scusa, un attimo. Io quello che gli volevo fare aumentare un pochino. Vediamo un po'. È questo forma partita. Però se li faccio riposare, non credo, penso sia la stessa cosa. Se io li faccio riposare, forma. Credo che intenda forma partita, grande diminuzione, quindi non mi conviene. Forma leggera diminuzione, velocità, resistenza, fatica,
fatica, crescita, qualità, autonomia. Diciamo che quella meno debilitante è questa, l'abilitazione. Allora facciamo io a questa. Ti vado per scena di fare un po' di GTA online. Facciamo i colpi, rapine programmati in 4 corsa. Va bene, Alessandro. Sì. Fatto bene a dirmelo. Allora, poi ce l'ho sempre installato GTA. Quindi ragazzi, io a regola si dovrebbe vincere, eh? Anzi, rimettiamo un po'. Ogni tanto mi scordo che c'è anche la musichetta di sottofondo. Va bene, Alessandro. Io poi faccio questa. Poi ti unisci alla nostra crew. Va bene. Io faccio questa partitella qui, poi cena. Perverso che ora, Alessandro. Allora, riabilitazione va bene, prepartita va bene. Io questa con l'antella si dovrebbe vincere, però qui conti non ne puoi fare. Il Verona giocherà contro l'antella per l'incontro di Coppa Italia, che per me è importante perché c'ho l'obiettivo. Che c'ho l'obiettivo ai quarti, però non ho capito se sono i quarti di finale che sarebbero impossibili o quarti di qualificazione. Non ho capito bene. Bianchetti, tutti belli, tutti ad alto rischio, mi fa piacere. Ferrari, chi è Ferrari? Ma sempre under qualcosa. Under? No. Chi è Ferrari? Va bene, mo per te, ma Ferrari non ha mai giocato in squadra. Allora, offensiva prudente. Ok, poi raccomandazione, aumenta i compiti difensivi. Lui sempre compiti difensivi. State più indietro, batti corto. Pazzini, Amperure, forma partita, manca la forma seriamente. Ma questo Lessing V non ha mai giocato. Come fa sempre di continuo? Seriamente a corto di forma, io robo. Gli allenamenti, ho capito, ma lo fanno anche gli altri gli allenamenti, non muoiono. Com'è? Andrea Danzi più adatto all'under 20, concordo, concordissimo. Cambulla più adatto, sì, ho capito, ma io non me li posso levare tutti. Ah, Martinez all'under 20, va bene. E Cambulla gioca in squadra, ma io non c'è, cioè, non è che mi piace, ma non ho scelta. Mettiamo nell'under 20 pure Cambulla, che ti devo dire? Vigolo ha avuto un effetto positivo. Gennaro, Calabrese, ok. Noi siamo sulle 20 e 30. Va bene, voi potete anche iniziare e poi mi aggiungo, ragazzi, non ci sono problemi. Allora, te lo faccio presto a mangiare pure. Questo Josh Dacres Colcogley. Ma a me, allora, il principio che a me andrebbero bene tutti, ragazzi. Non ho soldi. E non ho, è inutile mi presenti gente, non ho soldi. Questo, vabbè, non è che sia buono nemmeno questo. Oh, però ce la faccio, ragazzi, attenzione. Miracolo. Lo vedo in faccia. Non è che sia buono manco questo, però nelle condizioni in cui sono io va bene tutto. Non ho soldi. Però lo scarto perché non mi piace. Tra parentesi. Va bene tutto, ma Siena Pordenone 5 a 2. Che è in Toscana, ricordiamoci.
Allora, andiamo avanti. Voglio andare alla partita, ragazzi. Facciamo l'ultima partitella che già abbiamo fatto un botto tra anche quelle viste spiate. Africa, sì. Chievo Salernitana. Allora, Verona Entella. Questa è tutta per la Coppa, però, eh? Non è roba di B. La Ribi. Bianchi, ma Bianchetti non ha mai giocato, ma perché non. Chievo Salernitana 1-0. Dai, partimo? Ce la famo? No, ricontrolliamo. Tiki-taka, offensiva, in possesso. Difesa. Il dilemma è difesa supporto. Cioè, difesa supporto. La grande domanda, essere o non essere? Vediamo ragazzi, poi cambiamo qualcosa al limite, eh. Dai. Vai. Spogliatoio. Ragazzi. Allora. No, non gli dico così per l'amor di Dio che questi già si afflosciano con nulla. Se esponiamo il nostro gioco possiamo vincere. Energico. Dai, tanto se non gli dici queste non si scaldino. Su. Appassionato, la devi mettere in rete. Pazzini sta lì. Ma una pedata ogni tanto farebbe bene. Una pedata data bene nello spogliatoio, un ciuffone dietro al collo. Repati svegli. Dai, lentella ragazzi, è in C. Su. Non voglio dire nulla, eh. Non mi voglio sgolare, non mi voglio arrabbiare. Giocate. Dai, siate creativi. È partito col creativo. Vai. Ci siamo allenati per i calci d'angolo, colpi di testa. Vai. Paroni. Paroni. Ma come si chiama Paroni? Dovrebbe parare, eh. Su, una bomba. Si è zoppato la Ribi, che ha fatto? Dai la Ribi, su. Ma chi è Zoccani? Quando ce l'ho messo? Ragazzi, ho perso la voce, non me la sento più. Vai Vitale, la bomba. Vai, vai ragazzi. Bravo, eh. Tiki-taka l'ho fatto, poi. Dai, Crescenzo. Però ogni tanto si potrebbe stoppare il pallone e tirare una bella mina. Non sempre col petto di testa, pseudo passaggio. Vai, vai, vai! Niente. Vai Traoré, il tuo momento. Vai la Ribi. Matos, Matos! Un pochino più di potenza, Matos. Ragazzi, ragazzi, bravo, bravo. Ma che ci fa la gente dentro la porta? Non si difende così comunque, eh. Vai Pazzini, vai Pazzini. Che fa Pazzini? L'ha tirata via. Si è girato, l'ha tirata fuori, ma sei scemo. Andate avanti, su. No, andate avanti, ho sbagliato. Frustrato per il feedback. No, perché. L'ho sbagliato. Allora, andate indietro, che vi devo dire?
Questa è una bella parata. Traoré, arrivi. Traoré, bravo. Gol! Grande Pazzini! Vai ragazzi! Dai, un'altra loda! Loda se non si deprimono! Bravo Pazzini! Pezzini, Pazzini, Pizzini! Metti qua, basta che porta là! Vai, Parodi! Sei il peggio dei Pippoli! Dai, un altro collettino, la mettiamo in cassaforte e buttiamo la chiave. Ansia, ce l'ho io l'ansia. E che dici? Allora. Vai, vai. Ragazzi, ma non state uno attaccato all'altro. Non c'è da fare. Guarda che vinco io, amico. Non c'è da fare passeggiate, guarda, guarda, guarda la trappola metto là dentro. Cioè, quelli due stanno una braccetta accanto all'altro. Qual è il senso? Allora. Oddio, gliela pa... No, ma gliela... Ma chi è sto cornutaccio che gliel'ha passata? Ragazzi, ma come si fa a giocare così? Chi è? Guarda, Marrone, gliela passa, Marrone. Ma Marrone, dove? No, al 45esimo, sto deficiente. Marrone, vaffan, sai dove? Dai, via, via fuori Marrone, non lo voglio più vedere in campo. Al 41esimo l'hanno fatto. Ma perché c'è sempre da buttare via le partite così? E la passa. Su, domanda di più. Dai. Ragazzi, se non vinciamo questa mi incavolo, eh. Su, sotto pressione. Poverino Manus, cosa vuoi? Camomillina? Vai un tè con i pasticcini. Dai, primo tempo. Se c'era Marrone lo picchiavo. Energico. No, che è andata male tutto qua. Se vi impegnate... Ora tornate fuori e fate qualche ci farà vincere. Difesa. Mi aspetta che facciate la differenza. Su. Dai. Attacco. Deve buttare la palla. No, vabbè, l'attacco l'ha fatto un gol però, eh. Chi l'ha fatto? Pazzini, Pazzini l'ha fatto. Mi è piaciuto come attaccare. Bisogna essere giusti. L'ha fatto. Quindi non gli si può dire niente. Dai, ragazzi. Siate creativi e un date di più. Un date di più e non siate creativi. Se no vanno fuori cervello. Dai, su. Ma dividetevi un pochino, non state appiccicati. Guarda, guarda che starter invece. Ma c'è tre persone davanti, ma cosa tiri? Paroni, ma cosa è mosso? Ha alzato le braccia. Io capisco che il tiki-taka sono passaggi corti, ma allora passaggi poco più diretti, facciamo così perché sennò loro stanno appiccicati e non si muovono. Facciamo così. Su. Vai, Cresciano, c'era un bel. Oh, è dentro! E dentro Traoré, come var, no, cosa,
Ma sì. No, non lo voglio più corto, l'ho detto ora, porca miseria. Perché mi cambi le carte in tavola? Vabbè, poco più corti. Ma non state appiccicati, se ne è inutile. Su, va bene poco più corto. Fa un bel fallaccio da rigore. Ma non state appiccicati! Guarda che. Grazie, ma siete handicappati. Ma non si può, ma come si fa a vedere la gente che gioca così? Mezz'ora a farsi i passaggini. E poi tirano. Allora, basta, che manca molto, veramente. Ma come si fa? Allora, nulla. Pausa. Tattiche. Allora. Controllo del possesso. Cambiamo. Basta sto tiki-taka. Passaggi, passaggi, standard, ritmo di gioco leggermente più alto. Su, in transizione va bene, in possesso, più pressing e stiamo leggermente più bassi. E non si può. Ok, sempre mentalità offensiva, sempre. Dai, siamo superiori. Siamo superiori. Non si può. A parte che vabbè, mi sa che ci sono dei cuori, si sta parlando, non ci voglio arrivare. Non credo che si finisca ancora il gioco. E ora ci si mettono loro a fare. Bravo Crescenzi! Fallaccio però! Bravo Crescenzi! Vedi che stavano a cazzeggiare, come gli ha levata? Qualche cambio? Chi c'è che non cotto? Allora, Dowidowicz, o come si chiama, sta a basso di forma fisica, ma è alto di condizione complessiva. Laribi è un po' giù. E Laribi potrebbe andare con Anderson. Dov'è? Anderson. Fai di supporto. Dai. E Pazzini lo cambiamo con Di Carmine. Aspettiamo un attimino. Mi sa che anche Di Carmine, Pazzini poco cottarello. Ma stiamo giocando con più cautela. Bene, così aggredisco di più io. Che fa? Dove va? Si anda al bagno? Si scappa? Ah no. Detto che si è rotto i cosiddetti. Rigore! Pezzini, ti prego! Ah, c'è un po' la parola! Grande Pezzini! Settima della stagione? Allora, pausa. Tattica. E adesso mica mi frega, stiamo sulla difensiva. Zaccagni difesa. Gustavsson difesa. E Anderson. Vabbè, Anderson ti lasciamo come supporto. Ok. Terzino di difesa. Terzino fluidicante di difesa. Siamo superiori.
Allora, istruzioni. Comanda di più. Ottantesimo, sempre tanto, però 10 minuti. 10 tiri a 4, ragazzi, dovremmo essere superiori al 1000 per 1000. Non sta succedendo niente. Hanno fatto un cambio. Io voglio cambiare all'ultimo, voglio cambiare Pazzini, che tanto già ha fatto un po' di gol. Con... Dove è andato? Non c'è? Ma di Carmine? E perché non muore? Ah, perché è su, ok. Di Carmine, attaccante che presta l'attacco. Vai, vai, confermo, confermo. Che se riesco a infilarci un altro collettino non sarebbe male. Poi credo che comunque ho un'altra sostituzione. Fallo però, porca l'ha tentata. Avete visto che cambio? Dal bacio. L'ho messo e l'ha ficcata. Avete visto che sembrava quasi una contraddizione. Ti sei messo in difesa ma cambi l'attaccante, dovresti cambiare qualcuno in difesa. E invece no. Ti ho fatto il gollettino, non lo sentivo. È fuori gioco? No. 3-1. Bravi ragazzi, finalmente avete tirato fuori i cosiddetti. No, non scherziamo, eh. Allora, guarda che ha cambiato formazione. Ha messo 5 in attacco, l'ha messo. Il Sudicio. Vai a chiamare il Sudicio. Allenatore. Dell'Entella ha detto il Sudicio. Che è finita, soffia arbitro, soffia l'ultima azione, vai, finita, arrivederci, finita. Arbitro, è finita, yuhu, yuhu. Oh, sono contento. Sono contento, appassionato. Sono davvero felice della vostra prestazione. Bravi. Sento. Bravi. No, attacco. Mi interessava l'attacco. Perché non mi dà l'attacco? Sono contento. Oh, il Verona vince in Coppa Italia, quarto turno di qualificazione. Bene. La quantità del gioco, la qualità del gioco ha garantito la vittoria. Una grandiosa prestazione dell'Hellas Verona. 3-1 per doppietta di Pazzini con un rigore. Verona pesca il Napoli. No. Ragazzi, questa sarà la sconfitta. Lazio-Pisa nei quarti di finale. Ma non ci arrivo. Non ci arrivo. Ma si fa il Napoli? Vittoria, ha dimostrato il suo biglietto da visita. Pazzini, ti lamentavi, non ti facevo giocare, hai visto? Elogio Pazzini. Bravo.
Però va anche Carmine, dai. Perché Carmine no? Dov'è? Allora, sta annullata per irregolarità molto dubbia. Pazzini e Carmine. Ma che Carmine, dai, perché non lo posso lodare? L'ho messo, l'ha fatto subito. Sono proprio i cambi che mi piacciono. Interazione, loda. Loda per l'ultima partita. Bravo, bravo, bravo. Bravo anche di Carmine. Dai. Dai, comunque non si comportano malaccio, nonostante tutto. Sono abbastanza contento. La prossima partita, ragazzi, Verona Cosenza per la Serie B. E dobbiamo vincerla. Il Cosenza è sesta, quindi non sarà facilissima, però è battibile. Poi il Napoli, quando ci sarà il Napoli, che mi spaventano un poco. Puglia, Perugia, Livorno, Palermo, Napoli. Quindi una, due, tre, quattro partite, ragazzi. La prossima, molto probabilmente la prossima live ci scontreremo con il Napoli. Va bene ragazzi, io comunque direi che per il momento è tutto, io vi ringrazio per la compagnia, vi ricordo la live su Twitch dalle 5 e mezzo e poi il giorno dopo verrà postata la live anche su YouTube alle 2, quindi questa andrà oggi lunedì, andrà martedì e poi vi ricordo anche la carriera con il FIFA che si smista tra live e gameplay perché su YouTube poi ci saranno anche alcuni gameplay oltre alle live, quindi vi consiglio di iscrivervi su tutte e due per non perdere le partite e niente ragazzi, ci vediamo domani alle 5 e mezza su Twitch e alle 2 su YouTube. Ciao a tutti.